Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Nuovo video, vlog / chiccio. E niente, questo video per fare un altro video con voi e un altro video anche per parlare appunto tra di noi. E niente, nel frattempo c'è una mia amica che mi sta scrivendo su Facebook e molto bene. Ciao, la saluto. E niente, la bottega colorata si chiama. E ho intenzione di appunto di continuare con i video. E niente, si sente bene, però vabbè, qui non è che è il massimo, però non posso fare altrimenti, ragazze. Quindi mi tocca per forza di registrare qua in bagno. Allora, qua c'è la doccia, non posso vedere, però non posso fare altro. Quindi, ragazze mie, tra l'altro sono un po' sfatta, un po'. Non sono struccata, però troppo mi strucco e quindi non lo so, boh. Volevo semplicemente struccarmici in diretta con voi, ma vabbè, niente. Niente. Allora, scusate, stavo scrivendo, rispondendo alla mia amica mentre sto registrando insieme a voi. E niente, allora ragazze mie, praticamente sto cercando di registrare questo video in più ore perché non so quanto riuscirò a registrare e poi dovrò importarlo sul PC, quindi non lo so. Aspettate, eccomi qua ragazzi, scusate un po' il trambusto, ovvero il, come dire, scusate se mi sto impapinando, ma può capitare. E mia nonna mi ha interrotto, quindi vabbè, niente. Quindi non lo so quanto riuscirò a registrare sto video, se riesco a registrare sto video, non lo so, ci voglio provare. Quindi adesso mi allargo un po' e mi lavo i dentucci. Già. Ah, un attimo ragazzi, aspettate un secondo. Allora ragazzi, rieccomi qui. Dunque, sto cercando di fare io un video di questo video in più parti. Non so neanche quando riuscirò a montarlo, ma ci voglio provare. E niente, quindi ragazze mie, nel frattempo sto cercando di montare, cioè di registrare questo video per voi e parlare un po' di più con voi. Ho intenzione di fare altri video di top e flop di questo mese, ma non so se riuscirò mai, perché boh, non ne ho idea. E, nel frattempo mi ho anche lavato i denti, vabbè, dettagli. E quindi niente, tutto lì. Devo struccare, me lo farò dopo. E lo farò, sì, lo farò dopo, senz'altro. Poi cos'altro dirvi? Sì. Che praticamente questo video non lo monto più col telefono perché è venuta una schifezza, però lo monto a computer, speriamo bene. Vorrei evitare brutte sorprese, ma vabbè, dettagli. Quindi mi vedete piegata in due perché non so come fare, quindi siete sopra il mobile della lavatrice e niente. Io non lo so ragazzi, boh, non ne ho veramente idea. Insomma, mettermi, vabbè, metterò così. Ok, adesso si dovrebbe capire meglio questo video. Non ha un senso questo video, però ci voglio provare ragazzi. Anche perché, attenzione, che YouTube diventa un lavoro per me. Non so se riuscirò a farlo diventare mai un lavoro, però ci voglio provare. Niente. Da. Nel frattempo sono, vedete che sono ancora in bagno perché non mi sono ancora spostata dalla mia camera, cioè dal bagno alla camera.
Oggi sono andata a fare appunto un paio di commissioni. Oggi pomeriggio mi ho comprato anche addirittura questo microfono, perché l'altro mi si è rotto, volendo o non volendo mi si è rotto comunque, e ne ho comprato un nuovo, ecco perché mi vedete con un nuovo microfonino, vedete? Già, questo è il mio nuovo microfono, sperando che si senta bene, perché è da prima che sto cercando di parlare, ma l'avete detto molto complicata la cosa. Però boh. Poi domani ho intenzione di fare altri video vlog, l'uno attaccato all'altro. Non ho idea di cosa uscirà fuori, ma ci voglio provare. E niente. Per piccoli spezzettoni di video vlog attaccati l'uno all'altro. Già. Quindi quando ero piccola stavo dicendo che cosa? L'altra volta che vi ho fatto vedere un video, vi ho fatto un video, registrato un video, che quando ero piccola ascoltavo Cristina D'Avena e poi anche, non mi ricordo, ma non importa, vabbè, sì, ascoltavo Cristina D'Avena e Vasco Rossi, il grande Vasco, e ascoltavo anche, come dire, non mi dà in mente adesso, Zucchero e niente, tutto lì. Ragazzi, quanto sto registrando, una cosa pazzesca, cioè, e niente, quindi non lo so, ragazzi, poi cos'altro volevo raccontarvi, che sono finalmente, sto riuscendo a fare tante altre manicure, ma una manicure, vabbè, adesso non guardate le unghie perché fanno schifo, però vi prometto che appena riesco vi faccio un video dove rimuovo lo smalto e dove lo rimetto, se ci riesco, non è detto. L'altra volta ho portato dalla vestitista per, come dire, per fare vi stavo dicendo una fesseria, insomma, per farvi lo smalto, per farmi il semi permanente, ve lo farò vedere a voi, volevo farvelo vedere, aiuto a voi, come ve lo faccio, come me lo faceva l'estetista, lo so che è l'unica tecnica di voi, ovviamente lo sa, ma io non ho idea di come si faccia un semi permanente, quindi ho detto perché non farlo vedere alle ragazze, ma non ho potuto perché non me la sono sentita, non so neanche se voleva l'estetista di essere ripresa, vabbè, solo le sue mani, ma non lo so, boh, non ne ho idea, e vabbè, e niente. Quindi ragazzi miei, io adesso vado a nanna e ci vediamo domani, sempre che il computer regga questo benedetto video, perché lo sto mettendo in modalità full HD, quindi non so neanche io cosa farà questo computer mio. Non lo metto nel computer fisso ma quello portatile, vediamo se mi regge il computer e soprattutto se regge, come si chiama, il programma che voglio installare, ovvero Filmora penso che sia buono, quindi ci voglio provare. Non lo so, pare che sia un programma di editing molto professionale. Io vorrei vedere appunto. Tutti montano da Filmora o altri programmi. Io voglio provare da lì. Ovviamente a fare download, come che mi ha detto una mia amica di YouTube che mi segue su YouTube. Filmora, download, qualcosa di simile. Comunque, ci vediamo domani, dai. Thank you.
nota male, no, vedi. Sì, va bene, ho capito, notizia bella. E me la dici dopo questa notizia bella. Ma non posso parlare. Ciao, ciao. Mamma mia. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Dovreste vedere, non c'è una cosa con riposo per pettinarci, tutto vestito in dozzo, diciamo. Sembra vivo. E Dand? È morto. Si è fatto vivo qualcuno dalla procura? Non ancora, ma c'è Taccardi e Riz. Mi spatate a corsa. Buongiorno, Taccardi. Che cosa abbiamo? Le rispondo come nelle serie americane. Maschio, bianco, età apparente 60 anni, ora probabile della morte in una... Buongiorno ragazze, ciao a tutti, nuovo video vlog, di nuovo, terza parte di oggi. Come state? Spero bene. Allora, io sono qui, sto per montare sto video di stamattina e niente, tra poco devo fare un altro video dove farò video dei prodotti finiti, beauty e anche casa e niente. E niente, come qua, dunque, innanzitutto volevo dirvi buona giornata a tutti, buona giornata a tutti e niente, quindi innanzitutto sto prendendo la mia bella colazione con questa bella tazza di tè, perché il latte ormai non lo concepisco più, non lo riesco più a berlo, non so perché, e quindi ovviamente c'ho la mia tazza, questa qua mi è stata regalata da mia madrina di cresima, ovviamente. E mi piace, vedete c'è anche il pinguino, non che fa freddo, però ho voluto il pinguino, anzi me l'hanno regalato senza sapere che mi piacesse il pinguino, comunque vabbè, niente. Buona, molto buona. E niente, tra poco faccio il letto in camera mia, non lo faccio subito però, no. Non lo faccio subito per niente. Quindi non lo so ragazzi, io ero pronta qua a montare il video e anche a fare il prodotto beauty e casa, perché non c'ho altro. Non ne ho molti, ne ho pochissimi, quelli che ho beccato ovviamente. Quindi attendete un attimo che torno subito. Eccomi qua, allora dunque, ho qua la busta dei prodotti finiti, beauty e casa. E adesso faccio vedere quanti prodotti ho finito, anzi non ve li faccio vedere, vi dico quali mi sono piaciuti e quali no. Allora, innanzitutto aspettate un secondo, prima prodotto casa, e questo qua protegge i capi delicati Marsiglia, Texal, 1500 mm di prodotto, vedete? E questo qua, non so cosa voi vediate, ma io lo vedo bene. Niente, allora la luce è questa, sono in cucina, quindi eccomi qua, la location è questa, comunque niente, guarda il ciancio le bande. E dunque questo è il mio prodotto must have, che non ne posso più fare a meno, però mi piace tantissimo, molto buono e ha una buona profumazione, tra l'altro aspettate che ve l'annuso. Ah, ragazze, non potete capire, è troppo buono, veramente piace un casino, già veramente topissimo. E anche questo ve lo straconsiglio perché ha una buona efficacia, pulisce bene i capi, anche quelli della lana se non erro, sì, mi sa di sì. Poi ho tutto sul tavolo, ecco perché. Altro detergente, ovvero altro detersivo, e stavolta è un ammorbidente, profumo di purezza marina, Dexal, dermatologicamente testato, 750 ml di prodotto, e qua vedete questo, sì, anche questo non è male come profumo, è piuttosto buono, sì, è un po' stucchevole quando andiamo a usarlo, però poi si attenua al mio nasino. E niente, questo è quanto, 30 lavaggi pare che sia, sì, lo leggo da qua, vedete, 30 lavaggi qui, già, questo è della Dexal, lo ripeto, questo è della Dexal, quindi è 750 ml di prodotto, top, mi piace, non so adesso, non mi ricordo quanto ne metto, però ne metto, scusate se ho una voce un po' strana, ma
mi sta un po' asfissiando questo profumo fortissimo di ammorbidente e una voce un po' curiosa, ma vabbè. Che dire? Ne ho messo, non so, forse uno, due, tre pump di prodotto, cioè di questo, di tappi, di questo prodotto, si usa di sì. A volte l'ho usata mia nonna, quasi sempre lei, diciamo la verità. Poi, come altro prodotto, cosa vi è? Due bagnoschiuma, allora, una mantovani e l'altra cosa, sì, ma due mantovani. Allora, bagno doccia ipoallergenico, neutro, dermatologicamente, no, dermoprotettivo, scusate, con vitamina E e collagene vegetale, questo. Allora, questo è extra freschezza, estratti di tè e cetriolo, questo, vedete? Già. E nulla, questo è, ce n'è 12 mesi di PAO per 500 ml il prodotto, mi sono trovata stra bene e non è male per niente, è molto buono, ha una profumazione molto fresca e genuina. Poi, cos'altro vi è? Allora, bagno doccia neutro, formula extra delicata e olio di argan, no, 95 ingredienti di origine naturale, clinicamente testato, sì, infatti è ipoallergenico, della, come vi dicevo da prima, della Mantovani, e mi strapiace, molto buono, delicato sulla pelle, idrata, ma vabbè, io vado sempre a metterci la crema, ad ogni modo. Ah, raga, che buono, vabbè, ora me lo sono data anche sul naso, vabbè. Molto buono, sì. E niente, questi qua erano tutti i miei prodotti, non so cosa si possa vedere, quelli qua, no, aspettate, questo non c'entra niente, questi erano tutti i miei prodottini, e, che dire ragazze e ragazzi, scusate se ho un po' la voce strana, ma questi prodotti mi hanno un po' asfissiato, vabbè, dettagli, e niente, io chiudo qua il video, e ci vediamo un altro momento per un altro video ancora. Allora, non lo so ragazzi, io non vorrei fare un altro video e faccio un video tag, perché questo video, se no, non riesco più a concluderlo e non riesco neanche più a tagliarlo, quindi che dire, il video di da ieri a oggi finisce qua, vi auguro una buona giornata, ci vediamo al prossimo video. Ah, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, come dicono gli americani, thumbs up, commento, se vi va iscrivetevi e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale. Ciao!